Ciao ragazzi e bentornati, buon martedì, anche oggi nuovo video a tema Harry Potter e parleremo di un volume che mi avete richiesto in tantissimi e che finalmente ho qui tra le mie mani. Si tratta del manuale delle bacchette tratte dai film di Harry Potter, edito da Panini Comics, che io ringrazio tantissimo per avermene fornito una copia, e ragazzi non vedevo l'ora di parlarvene. La fattura di questo volume è superba, davvero bellissimo, è uno dei migliori volumi usciti quest'anno a tema Harry Potter, a parer mio, e infatti non vedevo proprio l'ora di parlarvene. Intanto cominciamo dalla copertina, che è bellissima, è gommata, ha una finitura un po' gommata al tatto, e questo blu riprende tantissimo il blu di un altro libro famosissimo, che è Harry Potter dalla pagina allo schermo, sempre edito da Panini Comics, che anche questo sta in cima alla classifica dei libri che io preferisco tra quelli legati alla saga di Harry Potter. Intanto la copertina di questo volume qui, oltre che essere gommata, è tutta in rilievo. Ci sono delle finiture in oro e poi le due bacchette incrociate, quella di Harry e quella di Voldemort, sono tutte e due in rilievo e stampate ad altissima definizione, così come stampato tutto ad altissima definizione all'interno anche il volume, che ha questa forma un po' strana, un po' particolare, che richiama un po' la confezione delle bacchette di Ollivander. Così è spiegato nella sua descrizione, perché all'interno sono appunto riprodotte le bacchette fedelmente e quindi era necessario poter avere le pagine in orizzontale. All'interno è diviso in diverse sezioni. Intanto c'è una presentazione iniziale di Ollivander, delle bacchette magiche, come sono prodotte, come sono realizzate le bacchette magiche nel mondo di Harry Potter, e poi c'è anche un'intera sezione dedicata alla realizzazione delle bacchette all'interno dei film. Pensate che era presente uno staff interamente dedicato alla realizzazione delle varie bacchette e delle scope, cosa alquanto strana per un film avere un team che si occupi semplicemente di realizzare degli oggetti di scena specifici. Quindi pensate a che lavoro enorme c'è dietro ogni bacchetta. È infatti anche presente l'immagine di un bozzetto di una delle bacchette, quella di Narcissa, per far capire come ogni singola bacchetta sia stata studiata, realizzata, poi veniva scolpita, venivano prodotti dei calchi e poi riprodotte. Le bacchette presenti sul set non erano in legno, ma erano in resina o in gomma, semplicemente per evitare di doverle rifare continuamente, visto che se ne rompevano una quantità gigantesca e spesso era molto più utile averle in gomma, così era più difficile che si rovinassero durante magari le scene di azione. È davvero un volume pienissimo di nozioni e curiosità relative appunto alle bacchette. Ma superata questa prima parte, ecco che arriviamo proprio alla sezione dedicata ad ogni singola bacchetta e ad ogni personaggio. Il libro all'interno si presenta in questo modo. Abbiamo da una parte il personaggio col suo nome e la sua descrizione, con la descrizione anche della bacchetta, e poi da questa parte abbiamo la bacchetta vera e propria. Io adesso non so se si riesce a capire dalle immagini, ma la stampa di questo volume è fenomenale. Non ho mai visto nulla del genere, una volta aperto rimarrete a bocca aperta, perché le pagine sono tutte in carta opaca, o per meglio dire in carta satinata nera, e la stampa invece sovrastante è lucida, e questo effetto è qualcosa di pazzesco, è un'idea geniale, perché le bacchette risaltano, sembrano quasi galleggiare sulla pagina, ed è qualcosa davvero che lascia a bocca aperta, ragazzi. Ho apprezzato davvero tantissime cose, ad esempio il fatto che Luna Lovegood abbia due bacchette, ed è l'unica ad avere due bacchette all'interno di questo volume, ed è spiegato anche il perché. Io spesso ho visto le bacchette di Luna vendute anche su Noble Collection e ne ho viste sempre di due tipi. Questa qui, la classica bacchetta con il manico a forma di tulipano, è un'altra che invece ha impresse sopra delle ghiande. E qui viene spiegato il motivo, in tanti ce l'avevamo chiesto, e ci viene spiegato che la bacchetta di Luna, quella iniziale, è la bacchetta con le ghiande. Poi la bacchetta le verrà requisita in Harry Potter e Doni della Morte parte 2,
è quando lei si ritroverà in cella assieme ad Ollivander, presumibilmente Ollivander le fornirà una nuova bacchetta e sarà appunto quella a forma di tulipano. Quindi lei è l'unica ad avere due bacchette accanto alla sua immagine. In questo volume è anche presente un piccolo errore, dobbiamo essere sinceri. In tanti me l'avete fatto notare, davvero in tantissimi, se ne è parlato tantissimo anche su Facebook, su tutti i vari gruppi relativi ad Harry Potter. Ed è qualcosa che Panini mi ha assicurato verrà risolta più avanti. Si tratta di un piccolo errore di nominazione di una delle bacchette, perché la bacchetta della professoressa Sprite riporta il nome di Minerva McGranit. Panini si è accorta di questo errore e mi ha assicurato che verrà risolto più avanti. Ma ragazzi, tralasciando questo piccolo dettaglio, tutto il resto, come vi dicevo, è davvero pazzesco. Ed è pazzesco anche la cura che è stata messa per due personaggi in particolare. Il primo, che io neanche mi aspettavo di trovare in questo libro, in questa raccolta, è quella di Rubeus Hagrid, perché sì, Hagrid ha una bacchetta, naturalmente, tutti lo sappiamo, e la sua bacchetta dov'è? È incastonata nel manico del suo ombrello, e infatti ragazzi, all'interno del volume, ecco qui, troviamo la scheda di Hagrid qui alla mia destra e poi troviamo il suo ombrello, ma il suo ombrello è addirittura stato stampato su ben due pagine. Ecco qui, ve lo faccio vedere per intero, ecco che c'è il suo ombrello in altissima definizione. Io l'ho trovato davvero molto interessante, molto molto bello, perché non era dato per scontato che anche la bacchetta di Hagrid sarebbe stata inserita all'interno della raccolta. Questo volume raccoglie oltre 148 bacchette, quindi tutte quelle presenti nei film di Harry Potter, e io mi auguro che più avanti venga fatto lo stesso anche per i film di Animali Fantastici, perché in tanti me l'avete chiesto, e qui non è contenuta la bacchetta di Newt Scamander e neanche di tutti gli altri personaggi relativi a quell'altro mondo. Qui si parla solo dei 7 film di Harry Potter, o meglio 8 per essere più precisi. All'interno di questo volume è presente anche un'altra bacchetta molto particolare assieme a quella di Hagrid, ed è quella di Lucius Malfoy. Anche in questo caso la bacchetta di Lucius che troviamo qui, come sappiamo, fa parte di un bastone. E tutto il bastone è stato stampato all'interno del volume. Anche in questo caso si tratta di una pagina che si sdoppia, ed ecco qui ragazzi la sua bacchetta. Voi non avete idea di quanto sia stampata bene questa bacchetta, come del resto tutte le altre. Sul retro è presente anche un'immagine dell'intera famiglia Malfoy, ma all'interno del libro si trovano anche tantissime altre immagini, sempre ad altissima definizione, anche perché le bacchette sono stampate in un ordine logico. Ci sono le bacchette degli studenti, le bacchette dei professori, le bacchette dei Mangiamorte, le bacchette della famiglia Malfoy, e quindi sono tutte suddivise per categoria. Alla fine del volume troviamo anche due pagine con un indice illustrato con tutte le bacchette riprodotte in miniatura, e nonostante ciò sono ancora altamente distinguibili e dettagliatissime. Io trovo questa cosa molto molto utile per poter cercare in un batter d'occhio una bacchetta anziché sfogliare tutto il volume pagina per pagina. Secondo me ragazzi, vi ripeto, questo è uno dei volumi migliori usciti fino ad oggi, assieme a Harry Potter dalla pagina allo schermo e Harry Potter la magia del film, che secondo me stanno assolutamente questi tre in top 5 dei libri più belli usciti fino ad oggi legati ai film di Harry Potter. Quindi ragazzi, io vi straconsiglio l'acquisto di questo volume, assolutamente anche come regalo di Natale per un fan potteriano, ragazzi, ci andrà fuori di testa, perché è qualcosa di spettacolare, da tenere in libreria, da consultare, da sfogliare, da leggere, rileggere e soprattutto da ammirare. Anche il semplice guardare le immagini, sfogliare, guardare le bacchette una per una dà una soddisfazione incredibile. Lasciatevi consigliare, perché è davvero un ottimo volume, e già lo si vede anche dalla copertina, come vi dicevo, perché sembra che queste due bacchette stiano per uscire dalla copertina, talmente tanto sono stampate ad altissima definizione. Io ringrazio ancora Panini Comics per avermi inviato questo volume. Ragazzi, a gennaio vi mostrerò anche il volume L'arte di Harry Potter, un mega volume super interessante e strapieno
di immagini totalmente inedite, quindi non vedo l'ora di mostrarvi anche quello. Io ragazzi vi do appuntamento a questo giovedì con un nuovo video a tema Harry Potter. Questa settimana doppio appuntamento per poi farvi anche gli auguri di Natale e poi rivederci dopo le feste. Quindi non perdete anche il video di questo giovedì dove apriremo una montagna di Mystery Mini, ve lo anticipo. Quindi, qualora non vi voleste perdere il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Poi, se vi fa piacere, potete anche lasciare un mi piace, commentare, fatemi sapere cosa ne pensate di questo volume, se l'avete acquistato, se lo comprerete. Fatemi sapere tutto sotto nei commenti. E io a questo punto, visto che siamo a tema bacchette, direi che prendo proprio quella di Luna, la seconda versione, quella che Luna, come vi ho detto, ha a partire dai Doni della Morte parte 2. E io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento a giovedì. Lumos Maxima!